Voto 8 per Andrea Cardinali e Mauro Cucurnia. Se l'anno scorso si parlava di giovane promettente, quest'anno crediamo sia giusto parlare di giovane campione, anche se ovviamente non ha ancora vinto niente di importante, ma gara dopo gara Andrea Cardinali dimostra di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo con chiunque e se non fosse stato per un problema all'idroguida della sua imbarcazione, probabilmente in questa gara lo avremmo rivisto nuovamente sul podio. Noi abbiamo avuto un po' di problemi alla barca perché come siamo usciti dal porto la timoneria si è indurita e quindi ci abbiamo avuto grossi problemi nel virare. Sapendo che noi viriamo più stretti, abbiamo più accelerazione fuori dalle virate, ero abbastanza tranquillo. Già la barca sua è favorita chiaramente in virata perché sul dritto forse andavamo qualcosina di più sul vento di prua, infatti lo prendevamo, però sulle virate allungava troppo e quindi non ce la facevamo. Poi col problema alla timoneria un pochino anche quello ci ha penalizzato e soprattutto al secondo giro ci si è rotto il cockpit di Mauro e quindi Mauro ha fatto tutta la gara con la mano a reggere il cockpit. Un po' di problemini insomma che chiaramente capitano. Un pilota giovane che oltre ad avere dimostrato di avere la stoffa del campione quando sale in barca dimostra di possedere una buona dose di saggezza anche a terra che sommata alla consapevolezza del suo potenziale in mare lo rende sicuramente temibile per tutti coloro che puntano alla conquista del titolo. Ma sai, io ieri quando abbiamo fatto le prove a Mauro gli ho detto che saremmo arrivati quarti se tutto andava bene, infatti così è stato. Voto 7 alla coppia formata da Massimo Capoferri e Emilio Panzeri. Stiamo parlando del primo in classifica e per questo il voto non è altissimo. Sì, abbiamo, se non ho sbagliato a fare i conti, solo 3 punti di vantaggio su Baccellini, però insomma dai, siamo sempre primi, comunque il campionato è lungo. L'importante è cercare di finire le gare, essere costanti e poi vediamo insomma. Tutto vero, ma da lui onestamente ci si aspettava qualcosa in più, con queste condizioni di mare liscio che da sempre sono le condizioni ideali per la sua barca. Voto 9 a Roberto Lopiano e Danny Orlando. Se qualcuno dubitava sulle reali credenziali del campione italiano in carica, la risposta a Roberto l'ha data andando ad ingaggiare un duello tanto serrato quanto spettacolare con il campione Fabio Bertolacci, ben conosciuto per la sua guida aggressiva e determinata. Roberto non si è lasciato intimorire e alla fine ha avuto ragione andando a tagliare il traguardo per primo davanti alla C22 dei piloti corsi Baccellini-Gobè. Perché siamo sempre l'equipaggio più forte e quindi siamo gli uomini da battere ancora, molto da battere. E sin qua Roberto Lopiano e Danny Orlando si sarebbero meritati un 10 pieno. Allora vi chiederete perché abbiamo optato per un voto in meno? Io mi sento in colpa perché veramente non facevo altro che dire a Roberto dietro e dietro vai tranquillo, però in effetti dovevamo pensare che poteva essersi fermato perché dopo l'incidente avevamo fatto il vuoto, quindi qualcosa era successo. Voto 10 lode per i piloti della Corsica Baccellini-Gobè. Il 10 è il voto sportivo che si meritano per come hanno condotto i 10 giri della gara con una barca perfettamente assettata, frutto di un attento ed intenso lavoro di preparazione svolto durante l'anno. Mentre le lodi portano la firma di tutti i piloti dell'offshore che in più occasioni hanno visto questi due piloti della Corsica fermarsi senza mai esitare per prestare soccorso ad un'imbarcazione ribaltata. E così alla fine sono proprio loro a salire sul gradino più alto del podio tra gli applausi di tutti i piloti e del pubblico presente. Voto 10 alla coppia Fabio Bertolacci-Claudio Baglioni. A Fabio Bertolacci diamo un 10 per come affronta tutte le gare. Lui, che ha già vinto tanto sia in campo nazionale che internazionale, sembra avere sempre lo stesso entusiasmo e la stessa grinta che potrebbe avere un giovane promettente, con l'unica differenza che Fabio non ha più 20 anni. E se qualcuno, dopo l'incidente di oggi, si aspettava un Bertolacci provato e demoralizzato, lui risponde così. Una delle più belle gare degli ultimi anni, uno dei più bei pezzi di gara degli ultimi anni. Abbiamo agganciato un duello con Roberto Lopiano e Danny Orlando, devo dire che è un duello sportivo fatto di astuzia, fatto di ingaggi. Nessuno voleva mollare comunque. Ma perché mollare? Naturalmente
quello che ci è successo l'avete visto tutti, praticamente stavamo uno attaccato all'altro per un cancello un po' troppo stretto, devo essere sincero, il cancello di Nettuno, io non credo che nessuno potrà dire nulla al contrario, un cancello così piccolo non l'avevo mai visto. E questo significa che per entrare in boa due barche che stanno ingaggiando si possono disturbare uno con l'altro per cercare di entrare nel modo migliore. Se fosse stato un po' più grande forse questo non ci sarebbe stato, però il giro precedente anche noi abbiamo fatto la rotta che era migliore per la nostra tipo di virata, perché subito dopo il cancello c'era la boa di virata, quindi ognuno di noi cercava di entrare nel modo migliore. È comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Allora, prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Con... è sempre una nave che ha la sua personalità un po' diversa dall'altra.